Erice, con la sua sezione CAI, è sempre più al centro dei riflettori nazionali del club alpino italiano. Nel fine settimana, i 26 autori che si sono occupati delle guide ufficiali del Sentiero Italia sono stati in provincia di Trapani, tra San Vittore Capo ed Erice, dove si è tenuta la festa degli autori. Nel nuovo e grande auditorium della Scuola Pagoto, gli autori, provenienti da tutto il paese, hanno ripercorso gli oltre 7.800 km del cammino CAI, regione per regione, in un meraviglioso viaggio tra bellezza e natura. Innanzitutto abbiamo finito questa impresa editoriale non più di 15 giorni fa, dopo più di un anno, anzi dalla partenza 2 anni e mezzo di lavoro, e abbiamo pensato come casa editrice di fare la festa di tutti gli autori, ben 26 persone che hanno camminato per molto tempo in tutta Italia, anche contemporaneamente. Che non si erano mai incontrati tutti, non tutti ci conoscevamo di persona, magari per telefono, per via video, ma non di persona. Ed era doveroso e bellissimo, secondo me, incontrarci tutti. Abbiamo deciso questa sede, quella di Erice San Vito Lo Capo, perché per la bellezza. La bellezza anche in questa stagione, siamo in aprile e questa è una terra che si presta soprattutto in primavera. E non avevo mai visitato io personalmente la Sicilia. E di questo mi rammarico, e quindi un po' queste combinazioni, condizioni mi hanno spinto a incontrarci qui, e in effetti poi l'accoglienza che tutti i siciliani sanno dare, per cui sono famosi, è stata all'altezza e siamo felicissimi di esserci incontrati qui. Nel corso della conferenza sono intervenuti anche, attraverso un collegamento via web, il presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti, ed il vicepresidente Antonio Montani. A fare gli onori di casa, il presidente della sezione di Erice del CAI, Vincenzo Fazio, che ha illustrato e presentato diverse nuove iniziative che presto saranno messe in campo. Intanto, come dire, siamo stati onorati di poter ospitare gli autori delle guide ufficiali del Sentiero Italia, rappresentanti di tutte le regioni d'Italia, delle varie tappe del sentiero, che sono venuti qui ad Erice a fare proprio la festa degli autori per la pubblicazione delle guide. È stato un momento di confronto importante che ci ha consentito un excursus di tutto il Sentiero Italia, dove gli autori hanno raccontato momenti emozionali della loro visita ai paesaggi. Poi in un secondo momento siamo passati a parlare del progetto Sentieri di Salute West Sicily, che è un progetto che coinvolge un'equipe medico-scientifica che collabora con la sezione del CAI Erice e che sta sviluppando appunto questo progetto col patrocinio del Galle Elimos, e nei prossimi 2 anni cercheremo, come dire, di dare evidenza scientifica a quelli che sono i benefici della montagna terapia che viene già adottata da circa 80 sezioni in tutta Italia. E in ultimo abbiamo concluso con un accordo di collaborazione stipulata tra il CAI e Federalberghi Trapani per poter promuovere la destinazione West Sicily come destinazione turistica, molto, come dire, ideale per sviluppare il turismo outdoor e il turismo escursionistico, a partire dai soci del CAI. L'incontro è stato moderato dal giornalista Giuseppe Riggio, che si è soffermato sulla bellezza del viaggio emozionale per il sentiero Italia del CAI, un itinerario che unisce le tante diversità del paese. Grazie al fatto che abbiamo avuto a Erice tutti gli autori delle guide del Sentiero Italia CAI, oggi abbiamo potuto compiere, grazie a loro che ce l'hanno raccontato in pochi minuti, un viaggio emozionale attraverso questa Italia fantastica dei monti, dei laghi, delle località più nascoste che è possibile scoprire grazie al Sentiero Italia CAI. Il Sentiero Italia unisce questo paese perché sono 7.500 km e unisce diversità che solo l'Italia può avere, ricchezze che solo l'Italia ha. Siamo passati dalle montagne del Trapanese, dai Peloritani che sono attraversati dal Sentiero Italia, fino ad arrivare sul mare del Friuli, dove il Sentiero Italia si conclude.